abbiamo proposto alcune delle cose, vi illustro. Beh, tanto ovviamente la richiesta già accolta, potrebbe andare la prima già in Consiglio dei Ministri domani, di proroga del stato d'emergenza delle strutture commissariali, sia quella dell'emergenza che fa capo alla Regione, sia ovviamente quella della ricostruzione che fa capo al Comune. Che poi, per quanto ci riguarda, abbiamo convenuto con il governo alcune rimodulazioni di spesa che riguardano sostanzialmente i risarcimenti alle imprese. Ci attiveremo per fare una proposta in tal senso al governo. Tutte queste modifiche saranno ovviamente recepite o nel decreto crisi industriale che facessimo in tempo, che sta elaborando il ministro Di Maio, o nella legge di stabilità. Per quanto riguarda i familiari delle vittime, che potremmo istituire un fondo economico per ristorare le vittime di alcuni loro spese o disagi di questi giorni, in attesa poi che i giudizi civili riconoscano il risarcimento, e su questo se ne occuperà il commissario Bucci, a cui ora passo la parola per le ulteriori cose che sono state definite al tavolo. Abbiamo impostato i progetti per la conclusione del lavoro del ponte, che è sempre previsto per aprile del 2020. I finanziamenti esistono, Autostrade sta continuando a pagare come da programma, quindi le cose stanno andando avanti bene. Abbiamo rivisto anche la situazione dei detriti, con la richiesta da parte nostra di poter utilizzare i detriti del ponte anche per il ribaltamento a mare, la costruzione del nuovo cantiere di Fincantieri. Questa è una cosa importante per la città e ci teniamo che possa essere fatta. Come sapete, Genova è stata presa d'assalto, questo sono ben contento, sia da turisti che da quelli che prendono i traghetti. Abbiamo toccato un record nel mese di giugno e di luglio anche per quanto riguarda il porto, quindi le cose stanno andando avanti bene, quindi siamo assolutamente fiduciosi che con l'inaugurazione del nuovo ponte a aprile del 2020 avremo un'arteria in più per poter soddisfare tutte le necessità di una città che vuole crescere e vuole essere la prima città del mondo.